Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il cavalier Silvio Berlusconi si sente comunque di nuovo al centro dell'attenzione, si parla di lui, si parla di Forza Italia e nei sondaggi guadagna l'1,1%, dicono i sondaggisti. Lui continua ad insistere che senza Forza Italia non si vince. Ed è indirizzato proprio agli altri due leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio, non è Silvio Salvini, ma è Matteo Salvini. Il centrodestra, dice Berlusconi, proprio parlando indirettamente ai due leader della sua coalizione, dice: il centrodestra naturalmente continua ad essere il nostro orizzonte, la nostra prospettiva politica a tutti i livelli. Il centrodestra in Italia esiste perché lo abbiamo creato noi, inteso come Forza Italia. L'ho reso possibile io con la mia discesa in campo nel 1994. Rivendica Silvio Berlusconi su Zoom nel suo intervento con i vertici di Forza Italia, lasciando un messaggio preciso agli alleati Salvini e Meloni. Senza Forza Italia non ci sono speranze di vittoria in nessun luogo. Ma non ci accontentiamo certo di essere determinanti. Vogliamo essere noi a tornare a guidare il centrodestra vincente. Dice: costruire e far vincere un centrodestra liberale ed europeo è il nostro compito storico. Su questa linea, tutta Forza Italia è unita, senza incertezze. Vinceremo le prossime elezioni politiche e torneremo al governo del paese. Ma quello che vuol far capire Berlusconi, che vorrebbe essere lui il leader del centrodestra e vorrebbe essere il suo partito al centro dell'attenzione e con il numero maggiore di percentuali di votanti. Ma dall'altra parte risponde anche il filosofo del PD, Cacciari, che dice: insomma, Berlusconi, ma quali inciuci? Berlusconi è finito, è un vuoto a rendere. Gli ha mandato a dire che ormai lui e il suo partito non esistono più, non sono più delle pedine in grado di cambiare il paese o la guida del governo. Perché Berlusconi proprio interviene e dice: vinceremo le prossime elezioni. Il centrodestra esiste perché l'ho creato io, dice, con la mia discesa in campo del 94. E quindi afferma che all'interno della coalizione il suo partito è fondamentale. Dice: riportare tra 2 anni, il suo obiettivo, riportare tra 2 anni Forza Italia al suo ruolo naturale di primo partito del centrodestra e del paese. Beh, insomma. Naturalmente un capo politico deve avere delle ambizioni. Riportare, forse ha visto la discesa nei sondaggi della Lega, ma la Lega comunque in un ultimo sondaggio di ieri era data al 25,1. Forza Italia è data tra il 5,5 e il 7,5 nella migliore delle ipotesi. Quindi diamo un valore medio del 6%. Un partito che scende dal oltre il 30% al 6% è differente di un partito che dal 6% va al 30%. Quando c'è la discesa vuol dire che ormai si è spento, è finito il gas, si è spenta la fiammella, si sta spegnendo. È difficile scendere dal 30% al 6% e ritornare al 30%. Un po' l'idea di Matteo Renzi. Matteo Renzi è arrivato a delle percentuali altissime alle europee di tanti anni fa, è arrivato oltre il 40%, adesso è sceso e ha un partitello del quasi 3%, viene dato tra il 2,7 e il 3,3, non si sa neanche se possa con la soglia di sbarramento rientrare in politica. Quindi realmente quando un politico gli italiani danno la possibilità di gestire il paese, poi gli italiani chiedono il conto subito, no?
Già dopo, il giorno dopo le elezioni, dice: ma non avevi promesso che abbassavi le tasse? Ma non sono ancora entrato in ufficio. Ma l'avevi promesso. Quindi gli italiani non danno neanche il tempo alle persone di fare le cose. Però Berlusconi e Renzi hanno avuto il tempo, Sono stati diverso tempo a Palazzo Chigi. E beh, Berlusconi è sceso in campo nel 1994. Stiamo parlando di quasi 30 anni, quasi 30 anni. E quindi non è un giovane della politica Berlusconi. Quando i partiti scendono così, poi risalire non c'è più speranza perché hanno già giocato le loro carte, hanno già bruciato le loro carte, sono stati capo del governo, sia Renzi che Berlusconi, adesso sono scesi al lumicino perché rimane comunque un nocciolo duro di persone che crede in loro, in nome dei vecchi tempi, del ricordo del contratto degli italiani, seduto nella sua scrivania con tutte le foto dietro, col suo sorriso illuminante di Mediaset, no? No? Col biscione. Ecco, a parte questo, Berlusconi ha fatto il suo tempo. Renzi, che è giovane, ha fatto anche lui il suo tempo. È passato. Adesso tutti e due rincorrono di nuovo il sogno della presidenza del Consiglio, ma difficilmente ci riusciranno, anzi, secondo me è assolutamente impossibile. Ma naturalmente Berlusconi deve dire al suo popolo, ai suoi politici, fra 2 anni saremo di nuovo il primo partito. Lo deve dire, è obbligato. Un capo politico lo deve dire, un fondatore di un partito lo deve dire. Questa è la realtà. E poi invita ad aprirsi e coinvolgere i settori più vitali delle città, l'impresa, il lavoro, le professioni, la cultura, l'impegno sociale e civile. E sarà necessario dare vita a liste che sappiano rappresentare l'Italia migliore, quell'Italia che ha fatto rinascere il paese nel dopoguerra e che ora dovrà farsi carico di un nuovo miracolo per ripartire dopo la pandemia, tenendo sempre alla base le storiche ideologie liberali, cristiane, europeiste e garantiste, dalle quali noi siamo i portatori in Italia. Beh, insomma, queste sono le visioni berlusconiane. In 2 anni tornare primo partito nel centrodestra. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in internet, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.